perché adesso stringiamo, no? Ho detto teoria e pratica. Quindi avete toccato con mano, a meno che ha provato, però anche chi ha visto come si sono modificate le gestualità in meglio dei vostri compagni, no? Adesso io con voi voglio ribadire quali sono le cose importanti da guardare nella corsa. Perché, vi ripeto, l'errore che si fa è che ci si concentra su particolari irrilevanti del passo di corsa e non si va alle cose importanti da vedere. Le cose che importanti da vedere riguardano essenzialmente cosa fa l'arto inferiore un attimo prima che prenda contatto con il suolo e quando sta al suolo, perché noi avanziamo per quello che si produce quando il piede sta a terra, ok? Quindi poi tutti quegli altri particolari, l'importante è avere una buona postura. Quindi la postura deve essere corretta. Poi una buona corsa dipende da quello che fanno gli arti inferiori un attimo prima che il piede prenda contatto con il suolo e quello che fa nel frattempo che c'è la fase di ammortizzazione e la fase di spinta. Chiaro? Quindi il momento chiave del passo di corsa fondamentale che voi dovete costruire, e quindi è quello che ho cercato di fare con voi con questa esercitazione, ma si può costruire anche con tutte le altre. Si può partire dalla calciata e arrivare alla corsa, si può partire dalla corsa a gambe tese e arrivare alla corsa, si può partire dallo skip famoso e arrivare alla corsa, però tutto quello che voi fate, anche quando fate fare le andature, l'arto inferiore, un attimo prima che prende contatto con il suolo, si deve trovare sempre allo stesso modo. Non esiste uno skip o una calciata in cui, o un'altra andatura in cui un attimo prima che il piede prenda contatto con il suolo non ci siano quelle condizioni che vi ho detto, sono quelle andature, non servono a niente perché non riproducono il momento fondamentale del passo di corsa. Quindi momento fondamentale del passo di corsa è questo: intanto l'arto deve essere disteso, il piede deve essere carico, flesso dorsalmente, la presa di contatto deve avvenire dall'alto verso il basso e davanti verso dietro. Queste sono le cose importanti. Quindi voi con tutte le progressioni didattiche che metterete in campo dovete cercare sempre di arrivare a questo, capite? In alcune andature può essere più evidente, cioè se faccio uno skip per intenderci, no? Nello skip si vede molto bene che il ginocchio è alto, il piede va dall'alto verso il basso e davanti verso dietro, capite? Si vede di più. Però immaginate anche quando si fa una calciata, no? Questi momenti ci devono essere lo stesso, perché quando si fa la calciata aggrandisco questo momento della corsa, cioè ovvero la flessione della gamba sulla coscia, cioè faccio percepire bene questo movimento di flessione della gamba sulla coscia. Però dopo, quando devo scendere a terra, che devo fare? Arto disteso e presa di contatto, anche se piccola, davanti verso dietro, piede a martello, ok? Quindi voi vi potete sbizzarrire nell'utilizzare le esercitazioni che conoscete oppure quelle che state imparando, però fondamentalmente la vostra focalizzazione visiva, no? Deve essere su due cose: assetto generale del corpo, postura corretta, quindi sguardo orizzontale, allineamento di tutti i vari segmenti corporei, e poi che cosa fa il piede prima che prende contatto con il suolo. Quella è la cosa più importante. Se vi focalizzate su queste cose, una volta che avete risolto il momento chiave del passo di corsa, allora vi potete concentrare su altre cose, no? Perché chiaramente anche alcuni movimenti disturbano l'avanzamento. Se mentre io corro faccio questo, creo uno squilibrio, no? Creo delle torsioni che diminuiscono la mia velocità di avanzamento. Però sono molto molto meno rilevanti rispetto al fatto che se uno corre così perde molto di più che se tiene le braccia non corrette, capite? Quindi dobbiamo costruire prima le cose più importanti, poi man mano che queste cose vanno avanti diciamo tutto, no? Però è un percorso che dobbiamo fare, d'accordo? Allora, partenza.